Buonasera e benvenuti amici di Fanner qui alla Stella Azzurra per la dodicesima giornata della Serie A2 della Lega Calcio A8. Da una parte il Tony Ponzi Investigazioni, dall'altra il Lions Club. Vicini, chiuso dal rientro difensivo, poi Calamita porta via il pallone, va alla conclusione Calamita, la puntata che si infila sotto la traversa, si sblocca già il match, gol per il Tony Ponzi Investigazioni. Va fuori in direzione del suo compagno, la conclusione, poi il palo colpito da Vicini, palla che torna nei piedi del numero 7 che crossa al centro, ancora Leonardi in area di rigore, prova a passare Leonardi, si ferma e poi palla che sfila nelle mani di Perelli. Palo parte del Tony Ponzi solo per un momento, poi è sulla destra Re, crossa al centro, il tocco da parte del capitano Pietroforte, palla che si spinge però sul fondo. Perfetta di Rutolini su Patrigani. Ancora il tocco di Peleggi su Leonardi che va alla conclusione. Palla che sfila davanti alla porta e termina fuori. Già battuto da Perelli sulla sinistra in direzione di Patrigani che va direttamente in porta. Ponzelli si distende, la mette in calcio d'angolo. Parte Leonardi all'indietro su Borzelli. Prova la conclusione Borzelli. Vola Perelli a metterla in calcio d'angolo. Da Bettinelli che riesce a soffiargli il pallone, a crossare al centro verso Lolli che fa 2-0. Bravissimo Bettinelli a soffiare il pallone al difensore e a metterla in rete. Poi servendo, scusate, il suo compagno. Palla all'indietro, Borzelli. Vicini sbaglia la misura del passaggio, la recupera Re a tu per tu con Ponzelli. Conclude fuori dal limite dell'area. Poi che può ripartire in avanti verso Pietroforte. Giovagnoli ci mette il corpo e ostacola la ricezione perfetta del pallone dal giocatore del Lions Club che provano a salire con Bettinelli. Conclusione da fuori che finisce in rete 3-0 per il Tony Ponzi. Due Lolli, due uomini in barriera per Perelli. Tutto pronto, parte Lolli con il mancino. Palla che passa sotto la barriera e finisce in rete. Gol del 4-0 per il Tony Ponzi. Termina sul fondo. Capito, nel frattempo aveva il fischietto in bocca. Infatti arriva anche il triplice fischio dell'arbitro. Tony Ponzi batte 4-0 il Lions Club e si conferma in testa alla classifica.